Domenica di grande calcio, questo 29 luglio, finale dell'Europeo Under 19, Italia contro Portogallo. Il Portogallo già battuto da questa Italia Under 19 nel girone, poi ovviamente si è andati avanti, il Portogallo si è comunque qualificato, l'Italia ha 7 punti nel girone con il pareggio, la terza partita 1-1 contro la Norvegia, ha anche conquistato già la qualificazione al Mondiale Under 20 del 2019, dell'anno prossimo appunto, quindi una nazionale dai grandi prospetti, dai grandi risultati. Che potrebbe vincere l'Europeo oggi, speriamo di sì. Questo video in realtà vi arriva già fin troppo tardi perché la partita c'è alle 18:30 in diretta su Rai 2. Partita contro il Portogallo di una nazionale, quella di Paolo Nicolato, ex allenatore delle squadre giovanili del Chievo per moltissimi, moltissimi anni. Poi ha già allenato anche l'Under 18, comunque è già in orbita nazionale da diversi, fa parte dell'organico della nazionale italiana già da diversi anni. Merito anche suo, indubbiamente, i risultati di questa giovane nazionale non preziosissima, nel senso che non è composta da tantissimi giocatori di grande spessore e di grande evidenza già nel calcio, ma alcuni di loro si sono già fatti notare e comunque è un under 19, ci sono 18 anni, 19 anni, quindi c'è tempo anche per mettersi in mostra. Per esempio Bettella, che in questo momento non ha nessun mercato particolare, 18enne, difensore dell'Atalanta, che è titolare in questa nazionale, sta facendo vedere cose interessanti. Poi ci sono, ad esempio, c'è Ken, ovviamente è il più famoso ed anche il più prezioso se parliamo di valutazione di mercato, attaccante della Juventus in prestito al Verona la scorsa stagione, dovrebbe andare in prestito anche questa prossima stagione, ma intanto a suon di gol si sta giocando questo europeo. Ha segnato contro la Norvegia nell'1-1, ha segnato contro la Francia nel 2-0 in semifinale. Finale storica vittoria dell'Italia, appunto, Under 19 contro la Francia, che aveva battuto proprio l'Italia nell'ultima finale dell'Europeo 4 anni fa. Era la Francia di Kylian Mbappé, uno che poi, oltre a vincere l'Europeo Under 19, è andato a vincere un mondiale senior, quindi non poca roba. Contro la Francia ha segnato anche Capone, altro nome interessante, esterno sinistro alla sinistra dell'Atalanta. Poi trequartista centrale c'è Zaniolo, che è passato di recente nell'operazione Nainggolan dall'Inter alla Roma, e Brignola alla destra del Benevento, che si è fatto vedere molto bene nella scorsa stagione in Serie A. Adesso è in Serie B, ma ci sono molte voci di mercato per lui. Quindi una nazionale non diciamo stellare ancora, ma è sempre così quando si parla di nazionali giovanili. Diversi però di questi giocatori potrebbero far parte della nazionale del futuro. E allora intanto vanno celebrati, ed è per questo che sono qui a parlarne prima della partita. Magari vedrete questo video dopo la partita e sarete tristi perché l'Italia avrà perso questo europeo, oppure sarete felici perché dopo oltre 10 anni ha vinto l'Europeo Under 19, la nostra Italia, i nostri azzurrini. Speriamo che sia comunque questa finale ed eventualmente questa coppa un primo passo per un rilancio del movimento calcistico italiano a partire dai giovani e dalle giovani nazionali. E quindi adesso non ci resta che attendere la partita. Ripeto, magari vedrete questo video a partita già conclusa, ma domani vi parlerò in ogni caso di come sarà andata, perché qualche altra parola va spesa per questi giovani, se lo meritano. Quindi mettete like al video se vi è piaciuto, lasciatemi i vostri commenti, scrivetemi il vostro pronostico oppure come avete giudicato la partita se mi scriverete dopo che sarà conclusa. Iscrivetevi al mio canale, naturalmente, se non l'avete già fatto, e non dimenticate di attivare la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video che usciranno qui sul canale. Seguitemi poi anche sui miei profili social, che trovate tutti linkati nella descrizione qui sotto il video. A presto, forza Azzurrini e sempre forza Juve!